Stadio Carotti di Jesi, Jesino Urbino vale il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. All'andata al Montefeltro finì con la vittoria per 3-2 della Jesina. In questo ritorno del Carotti parte in avanti l'Urbino, che vuole riaprire il discorso qualificazione. Il primo affondo lo firma Ser Giacomo, che mette dietro questo pallone la battuta in porta di Dalla Bona, la respinta della Jesina. Si gioca su un terreno notevolmente allentato per le forti piogge nelle ore precedenti la gara. Jesina che si fa vedere nell'area di rigore dell'Urbino, la torre in direzione di Campana, nulla di fatto per la formazione Leoncella. Poi c'è la verticalizzazione di Giovannini, va a cercare Iori, Iori insegue e tiene vivo un pallone non semplice, poi va a servire l'inserimento di Giovannini in area di rigore, che però perde il tempo per mettere in mezzo il pallone. Sfera sul fondo, nulla di fatto per i Leoncelli, che tornano a difendersi sugli affondi dell'Urbino. C'è Ser Giacomo, mette pressione su Orietti, riesce a favorire il recupero del pallone dei suoi, poi lo stesso Ser Giacomo va ad affondare in area di rigore, mette dietro, allontana la Jesina con Martedì, che soffre però le iniziative dell'11 dell'Urbino, mentre ci prova dall'altra parte la formazione Leoncella. Ciavarella cerca il fondo, trova soltanto la deviazione di Acci con facile controllo da parte di Stafoggia. Jesina con Garofoli, sterza, si porta sulla destra, poi va a servire il taglio in aria ancora di Ciavarella, ma c'è la segnalazione di fuorigioco da parte dell'assistente. Urbino in questo finale di primo tempo con Dalla Bona che va da Ser Giacomo, che indovina la girata e la traiettoria giusta. Un gran gol da parte di Ser Giacomo, che al 39esimo porta in vantaggio l'Urbino. Serve ancora un gol ai Ducali, ma discorso qualificazione riaperto. Jesina che prova a reagire, termina alta la punizione calciata da Iori sul finale di tempo, affonda di nuovo l'Urbino. Russo tiene in area questo pallone, poi la girata, la sfera che attraversa i 16 metri, nulla di fatto per i Ducali, che chiudono avanti di un gol il primo tempo di questa sfida di ritorno delle semifinali di Coppa. Appena si riparte nella ripresa, il corner di Dalla Bona, allontanato da Campana, va al recupero Russo, ancora per Dalla Bona che sterza, pennella col mancino questo pallone in area, dove Innocenti anticipa e beffa l'uscita di Minerva e va a fare 2-0 per l'Urbino. E a questo punto qualificazione che passa nelle mani dei Ducali. Prova a reagire a questo punto la Jesina dopo il doppio svantaggio. Iori termina abbondantemente alta la sua conclusione, poi Campana va a verticalizzare in direzione di Ciavarella, lo sprint di Ciavarella, l'assist in direzione di Iori, non è dei migliori il controllo sull'uscita di Stafoggia peraltro, che termina addosso allo stesso Iori, nulla di fatto per i Leoncelli che ancora verticalizzano da Campana per Iori. Stafoggia esce dai 16 metri ad allontanare e sventare il pericolo. Jesina tambureggiante nella ripresa sullo 0-2, la torre di Iori in direzione di Campana, che insegue e riesce a tenere vivo questo pallone nei pressi della linea di fondo, va a cercare il traversone, non trova la girata Iori, palla fuori dove la controlla invece Garofoli, cerca la battuta in porta, la respinta di Acciu, poi la girata di Ciavarella in area di rigore con palla sul fondo. Ancora Jesina, da Trudo a Garofoli, apertura su Martedì, che poi dalla lunghissima cerca ma non trova lo specchio della porta. Ancora Jesina, rilancio lungo di Minerva, di nuovo la preziosa torre di Iori a cercare l'affondo di Trudo, sfidato da Fiorentini, poi Stafoggia, sono in due addosso a Trudo che termina a terra in area di rigore. Non c'è nulla per l'arbitro Paoloni di Ascoli Piceno. Si prosegue, Urbino che mantiene il doppio vantaggio che lo porta alle finali di Coppa Italia. Jesina che prova fino in fondo a riprendersi la qualificazione, la battuta dalla distanza di Martedì, controlla Stafoggia, poi ancora Jesina con Iori che si accentra, va la battuta in porta, respinge Stafoggia, arriva Trudo che alza il pallone sopra il portiere dei Ducali ma anche sopra il montante, nulla di fatto. Ancora Trudo che affonda sulla sinistra per la Jesina, si porta in area di rigore, palla che attraversa l'area, allontana a tutta forza la difesa dell'Urbino che si difende con le unghie e coi denti. In questo finale la girata di Garofoli sulla punizione di Campana non è abbastanza per impensierire Stafoggia, poi ancora un assalto da parte della Jesina, il pallone indirizzato verso l'area di rigore, lo recupera Mazzarini che poi lo spedisce di nuovo nei 16 metri dove l'uscita di Stafoggia travolge e lascia a terra Orghetti che poi uscirà in barella. Non c'è nulla anche in questo caso per l'arbitro Paoloni di Ascoli Piceno, per una Jesina che nel finale cerca il gol che la porterebbe in finale, ma tiene l'Urbino dopo essersi andato a riconquistare la finale di Coppa Italia, e finisce qui con la vittoria dell'Urbino per 2-0. In finale ci vanno gli uomini di Ceccarini.